era concluso così. Così. L'ultimo giorno in palestra. Un giorno triste. Ben 4 mesi fa, 14 gennaio. Ma poi qualcosa è cambiato. Un ragazzo poteva sognare di avere un fisico migliore di quanto la natura gli abbia offerto. E dunque cominciò ad allenarsi a casa, e questo è il video per vedere come ha fatto ed è cosa è successo 4 mesi dopo. Bella ragazzi, scusate per questa premessa, ma sono così triste in questo periodo perché la gente mi tira per il culo. Comunque, poi mi sono andato a casa. Allora, questo era tipo poco dopo che... in effetti, era poco dopo che avevo mollato la palestra, mollata per questioni, diciamo, economiche, tra l'altro, oltre che cazzi di testa mia, eccetera. Comunque, ero ancora in forma, teoricamente. Avevo ancora il petto, stavo già cominciando a mettere un po' di ventre, vabbè. E quindi qua facevo cazzo di rabo, tricipiti, bicipiti, niente di che effettivamente. Ma c'ero ancora ero ancora in forma. Quanti ne facevo di questi? Beh, per quanto riguarda questo particolare esercizio, comunque io di base per ogni singolo esercizio che è possibile fare, ma non mi ne facevo 40. E quindi, fatevi anche voi. I pesi erano da 5 e da 3, quindi cambiavo braccio, se non mi cresceva un braccio più dell'altro. Bisogna farne 5, 3, 3, 5 di chili, ovviamente. E invece quando si tratta solo di bicipiti, magari potete anche fonderli, fare 8 o 5 per 3, vabbè, comunque questo riguardava soltanto me. Ah, i capelli lunghi! E comunque c'ero fisicamente sto video. Il 27, quindi. Adesso andiamo a vedere cosa è successo dopo. Dopo questo, isolata. Prospettiva sempre con curature, in realtà è meno curature di quanto si vede qui. Questi sono sempre i pesetti e sono quindi delle alzate laterali, quindi spalle. Ne faccio sempre, che cazzo ne so, sempre 40 da una parte e dall'altra. Ne so, fate 20 e 20, 20 e 20, scambiando sempre i pesetti e ci state. Oltre a questo, poi potete fare tanti altri esercizi, che cazzo ne so, alzate all'insù, che sono per le spalle, oppure alzate all'insù, leggermente esterna, che sembra per le spalle, roba del genere. E quindi niente, c'ero anche qui, questo è il 21 febbraio, quindi mi stavo reggendo. Mi allenavo, che cacchio ne so, mi alleno tuttora a casa, 3 volte a settimana, dividendo i 5 gruppi muscolari, bicipiti, tricipiti, vabbè che fanno insieme i bracci, quindi lo faccio insieme. Spalla, petto, addominali, gambe. Gambe, addominali, addominali, vabbè. Ne sono semplici da tenere a casa. Le gambe le puoi fare, ma diciamo, c'è un discorso a farlo nella resta, pensate qui. Poi che dire, peraltro è difficilissimo da fare qui perché diciamo, non c'è manco una panca piana. Quindi si va sempre di flessioni. Invece spalle, bicipiti e tricipiti se posso fa, se posso ancora. Tricipiti basta anche un solo appoggio. Comunque, dopo che mi sono tagliati i capelli, ma questo che sono uscito, questo con il sono uscito, aveva parlato che mi ero ucciso, tipo, giocare a pallone, perché ovviamente non potendo andare a correre facevo un po' di freddo il periodo, ho detto vabbè vado a giocare a pallone, mi sono ucciso, mi sono praticamente scartavetrato il braccio. Povero Gabriele Cocchioni, mi sono scartavetrato il braccio, quindi proprio sotto questo braccio di merda. Infatti, dopo qui che sto con un mio amico, si vede che il braccio sinistro non può più allenarlo, un po', infatti sembra più piccolino rispetto all'estero, e c'ho sto coso che è tutto gonfio, liquidoso, uno schifo, un solito Danilo. E qua invece è un allenamento di bicipiti, e che dire, non male, non male effettivamente. E era tutto in pub, la luce giusta, mi sembra sul mega ultra. In realtà questo è anche un video. E infine, dopo aver messo soldi da parte, ho deciso, va bene, ogni tanto faccio sì le allenamenti a casa, però torno in palestra, che cazzo ne so, una volta al mese, ogni volta ogni 2 settimane, non lo so, l'ho trovato l'altro giorno, pagavo 5 euro, 5, l'esterno, quindi senza abbonamento, per una singola seduta, e mi sono fatto 3 ore. E ho fatto praticamente il full body,
questa quindi la situazione attuale, qui stavo facendo bicicli. C'è un video, magari ve lo mostro dopo dove lo attacco, non ho idea. Comunque questa è la forma attuale. Io mi vedo dimagrito, soprattutto il petto l'ho perso, avevo messo un po' più di gonfiore sul ventre, spesso sempre quelle. E, però le braccia le vedo, come dire, che se le toniche ma non troppo, ecco. Comunque attacco magari dopo il video così vi faccio vedere brevemente che Questo cosa. stesso video di cui vi parlavo ed era praticamente sul telefono perché boh, piano internet. Comunque, che stavo a fare qua? Niente, ve l'ho detto, ho fatto una giornata di full body, quindi questa qui era la prima parte concentrata soprattutto sulle braccia e ho erano capi bassi, vabbè, l'ho associato ad altri 2-3 esercizi senza esagerare. Una cosa che ho notato è che tipo facevo un po' meno di chili. Un po' meno, ma manco tanto perché comunque ho sollevato tipo con. Perché ripeto, per quanto riguarda il bilanciere, ho fatto 30 ripetizioni, come sto pandemia ogni tanto, con un peso di 20 più sbarra, che è parecchio per me. Parecchio, non so perché di me è uscito così, non ne ho idea. Infatti, comunque, mi vedo che ci sono di braccia, mi vedo più magro, meno petto, quello sì. Le braccia da ci sono. Però era faticoso, era tutto faticoso. Poi dopo vabbè, ho fatto per quanto riguarda gli altri esercizi, di spalle mi sono trovato bene, di petto anche, curiosamente. E di gambe addirittura ho provato e fino a 100 ci arrivo, quindi il muscolo, la memoria muscolare c'è. E quindi, boh, niente. Vedrò quando tornare, farò sempre full body ogni tanto, comunque 5 euro sono, quindi cazzo. E niente. Ah, se volete seguirmi su Instagram, il link, vabbè, il link, che cazzo ve lo lascio fare, cioè sia il nome che nella home page, quindi niente, un saluto. E fare questo video mi ha un po' risollevato, perché le cose vanno un po' di merda, soprattutto con le girls.